Ciao a tutti ragazzi, rieccoci in videoconferenza perché siamo tornati arancioni, quindi ritonfa, siamo qui, questo canale ha vita un po' travagliata, audio e video un po' sottotono, quindi, ma contenuti sempre al top. Oggi quindi, come da titolo, andiamo a vedere due letture che abbiamo fatto recentemente, entrambi. Vediamo a scoprire quali sono. Sigla. Iniziamo quindi da Loco Chaves di Trillo e Altuna, contenuto nei Grandi Maestri Special, quando ancora lo special era numerato. I numeri dello special dedicati a Loco Chaves vanno dal 35 al 40, questo è il numero 1, insomma il numero 35 dello special. E ha detto Cosmo che continuerà questa ristampa, insomma, perché Loco Chaves nasce appunto dall'idea di Carlos Trillo e dalla matita di Altuna nel 1975 in Argentina, sul giornale che si chiama Clarín e va avanti per 10 anni. Quindi veramente penso, cioè, non so quanta roba sia stata pubblicata, perché insomma anche questi sono volumi grossi, perché insomma sono 190 pagine, ne sono già usciti un po' e dovrebbe continuare appunto questa ristampa. E così, insomma, se vi interessa, sempre nei Grandi Maestri Special, sempre di Trillo e Altuna, sono usciti anche Le Scappatelle del Signor Lopez, che sarebbe il numero 33 dello special, e nel numero 34 c'è Voglio il numero 4. Questo, come può far intuire il titolo, insomma, è una roba un po' piccantella. Loco Chaves è ambientato a Buenos Aires, che è proprio la città, insomma, di Trillo e Altuna. E cos'è? Loco Chaves è un giornalista, fondamentalmente, che però gli piace, insomma, indagare un po' su queste situazioni imbarazzanti che si creano, no, nella sua vita di tutti i giorni. Insomma, a volte tipo lo mandano a fare un'intervista a questa tipa, bellissima, lui se ne innamora perché è un grande appassionato di donne. Si creano tutte queste situazioni strane. Magari questa tipa era, che ne so, fidanzata con un boss mafioso, capito? Insomma, si crea. Loco Chaves entra sempre in queste, diciamo, situazioni un po' imbarazzanti, un po' comiche, È tremendo Loco effettivamente. Chaves, Che eh? è tremendo, è tremendo. È veramente un birbantone, insomma. Oltre a questa grande passione per le donne, a questa grande passione per il giornalismo, insomma, è un grande tifoso del Racing, che è una squadra chiaramente di calcio. Argentino, e quindi anche questo creerà delle situazioni incredibili con il suo datore di lavoro, che invece per l'Independiente sarebbe un po' tipo, come dire, non so, Barcellona e Real Madrid, insomma. In un volume ci sono molte storie, insomma, raccolte. Mettiamo una storia mediamente occupa un terzo più o meno del libro, ecco. Poi Cosmo ha deciso di fare questa divisione spezzando l'ultima per farti comprare poi il numero dopo. Però insomma, diciamo che ci sono due o tre storie a volume. Le storie sono chiaramente tutte autoconclusive. Se Cosmo non avesse deciso di spezzare, potresti leggere tranquillamente il numero 3 senza aver letto il primo. Insomma, ti perdi magari qualcosa, però ecco, se trovate, penso si trovino sempre bene sul sito della Cosmo, su Amazon. Però insomma, se trovate, che ne so, un mercatino dell'usato, il numero 3, lo potete prendere e non pregiudica particolarmente, insomma, la lettura. Comunque, detto questo, ci sono dei personaggi ricorrenti, ad esempio Baldieri, che è questo il capo dell'ufficio, insomma, di Loco Chaves, un tipo veramente buffo, cioè forse l'elemento più buffo di questa storia, perché lui, insomma, è una persona distinta, un direttore di un giornale, però insomma poi anche lui si lascia un po' coinvolgere da queste stronzate che fa Loco Chaves. Si creano queste situazioni sempre appunto tra la comicità e l'imbarazzo che caratterizzano questo bellissimo fumetto. E poi c'è, tra i personaggi ricorrenti, Pampita, che è la grande fiamma, insomma, del nostro Loco, e una fotografa che lavora per il giornale. E poi c'è il mio elemento preferito, che è Malone, che è questo suo amico che fa
l'investigatore privato, ma non a casi, perché non lo sa fare fondamentalmente. Anche qui veramente, anche lui grande amante della delle donne, insomma, grande amante, grande appassionato anche lui. E tutto questo fumetto si basa su questo, su questa comicità surreale veramente, però mantenendo sempre una, diciamo, un filo di verità. Insomma, sono tutte situazioni verosimili, ecco, in cui un giornalista che è un po' imbecille si potrebbe ritrovare, ecco. Ci sono appunto elementi, storie basate su inchieste, su indagini, e storie invece basate esclusivamente sulla vita al di fuori del lavoro di Loco Chavez. E in Italia era stata già portata dall'editoriale Eura, che io te lo conosci, l'editoriale Eura. L'ho già risentita, però è roba, si parla di anni fa, insomma. Ora non credo esista. Però non so se è stata ristampata tutta, ho cercato un po' su internet, ma chiaramente è sparito tutto, cioè non si trovano neanche i volumi, ecco. E però è veramente strano, tra l'altro in Argentina ha avuto un successo incredibile, cioè a Buenos Aires, nella via dove è ambientato, diciamo, dove ci sarebbe questo ufficio giornalistico di Loco Chavez, c'è addirittura proprio una statua di Loco Chavez nella strada, insomma, nel marciapiede davanti a questa porta. Cioè è proprio cioè, è stato veramente un evento incredibile in terra argentina, questo anche perché comunque sotto questa ironia, sotto questa comicità, sotto questa situazione imbarazzante, c'è comunque una forte critica all'Argentina, insomma, in quegli anni non è che fosse proprio, cioè anche ora non è che sia proprio, però... Ma di che anni è questo? Del 75, è iniziato a uscire nel 75, e poi per 10 anni, quindi metti indicativamente 75-85, ecco. E usciva su un giornale, cioè come se uscisse, non so, su Corriere della Sera, capito? Cioè erano proprio vignette divise per capitoli, non a strisce come... Sì, divise per capitoli. Di solito un capitolo dura tipo 5 pagine, ecco. Cioè è veramente interessante per svariati motivi. Uno è quello più puramente di intrattenimento, insomma. Cioè è veramente... ci sono alcune storie che ti metti a ridere a ogni vignetta, veramente. E poi appunto perché comunque impari a conoscere questa situazione argentina che poi in quegli anni lì, insomma, a molti altri fumettisti hanno picchiato forte, insomma, alla porta dei politici dicendo: oh, che cazzo state a fare? E questo è uno di quelli, insomma, perché mi viene in mente anche, che ne so, anche l'Eternauta, insomma, è di quel momento lì, e anche quello addirittura è stato chiuso, cioè la fine dell'Eternauta è finito stroncato praticamente, perché il regime aveva detto: oh, basta, e lui giustamente ha detto basta, perché se no facciamo la buccia. Poi non lo so, cioè, ma anche Alex Zimmer, no, voglio dire, in quel periodo lì, e comunque si vede questa critica, insomma, alla società argentina di quel momento lì, insomma. I disegni ve li faccio vedere, cioè sono quelli di classici, insomma, di Altuna, e sono veramente dei disegni di un livello molto alto, insomma. Forse in questo formato qua rendano un pochino meno, insomma. Penso che il formato, uscendo su un giornale, insomma, le vignette fossero un po' più grandi, ecco. Però è anche vero che questo è l'unico modo per recuperarsi quest'opera, diciamo, a un prezzo abbastanza economico, perché sono 6,90 € a numero. Mi auguro che effettivamente Cosmo continui a stamparlo, perché non ho capito questo blocco dopo 6 numeri per poi andare a far diventare questa collana i classici dell'erotismo italiano. E, insomma, vabbè. Mi rendo conto che anche quelle sono cose abbastanza introvabili, no? Quelle che escano su classici dell'erotismo italiano. Però forse prima di stoppare una serie che stai stampando ormai da 6 numeri, fai un'altra edizione da edicola, insomma, e magari, che ne so, stoppi delle serie che sono concluse, insomma, da infili, dopo toppi nei grandi maestri, da infili da qualche altra parte, però questo non era concluso, insomma. Però è anche vero che se arrivi a leggere l'ultimo, diciamo, l'ultima pagina del numero 6, non è che c'è niente di sospeso, che dici: ah, quanto dovrò aspettare per vedere la fine, no? Cioè, finisce come tutti i numeri, insomma, finiscano
abbastanza bene. È che quando ci sono questi personaggi, diciamo così, reali, no? In un certo senso, e poi alla fine ti affezioni e ti fa piacere anche, insomma, diventano parte della giornata, no? Io me lo leggevo quando uscivo, me lo leggevo sempre un capitolo prima di andare a letto e non so, mi divertiva, insomma. Quindi spero che Cosmo non faccia cazzate, perché Cosmo a volte le fa, e quindi questo è un dato di fatto. Comunque penso che, insomma, questo fumetto lo possiate trovare bene, e lo dovete trovare, insomma, lo dovete comprare, lo dovete leggere, perché è veramente un fumetto interessante, senza però dimenticare, insomma, l'importanza che ha avuto, perché, nel senso, io in Italia non so quanti personaggi seriali dei fumetti abbiano una statua su una strada, insomma. Forse anche nel mondo, ecco, non è che ce ne sia tanti. Forse Tintin in Belgio, no? Sì, magari forse anche a livello di Lucky Luke, magari in Francia. Esatto. Però voglio dire, anche in Italia, anche Tex, no? Che voglio dire, è sicuramente il fumetto più letto in Italia, certo. Però nessuno si sognerebbe mai di mettere una statua. Insomma, a Livorno c'è Bud Spencer, possiamo anche avere Tex. C'è Bud Spencer a Livorno. Quindi, per concludere questo primo fumetto che vi presentiamo oggi, è veramente, vi ho detto, una lettura da fare. Io, grazie a questo, mi sono appassionato, diciamo, al fumetto argentino, che viene sempre un po' declassato, insomma, non se ne parla mai forse abbastanza, però, insomma, ci sono dei capolavori notevoli, ecco. Quindi, per finire, compratelo, leggetelo e fateci sapere ciò che ne pensate, insomma. Abbiamo poi Kraken, non il Kraken di Segura e Bernet, ma il Kraken di Emiliano Pagani e Bruno Cannucciari. E questa è la versione uscita con Visioni, la collana da edicola, e costa 10,90 euro, anziché 17-18. La prima edizione è di Tunue, che ha pubblicato quest'opera nel 2017, e ha avuto anche, da quello che ho visto, un suo abbastanza successo, insomma, non è stata accolta abbastanza bene dalla critica. È un volume piccolo, sono un centinaio di pagine, quindi, insomma, una storia che si legge veramente velocissima. Copertina che dà su questo tono verdastro, che poi permane anche un po' in tutto il racconto, questa colorazione seppia che dà verso il verde, con questi occhietti qua giù tenebrosi in mezzo all'oscurità. E questo, insomma, questo uomo, ragazzo qui a sfidare, diciamo, questo buio che si intravede all'orizzonte. Emiliano Pagani, che qui si discosta dal genere umoristico, satirico a cui siamo abituati con Don Zauker, Nirvana, eccetera, ma va su una sceneggiatura un po' più tagliente, un po' più cupa, di forte denuncia sociale anche. Nella storia non c'è un vero e proprio protagonista, però diciamo che inizia con questo presentatore TV, diciamo, caduto in disgrazia, e a cui fa visita questo ragazzino, e sostenendo che suo fratello è stato rapito dal Kraken. Infatti c'è questa piccola città in Francia, lontana, diciamo, un po' dai grandi centri, in cui un peschereccio è affondato e solo questo ragazzino si è salvato. Quindi questo diciamo, presentatore accetterà di andare là per anche trovare un po' una ribalta a livello lavorativo, diciamo, con questa notizia potrebbe fare scalpore. Quindi il nostro presentatore arriva in questo paesino e si trova, diciamo, un po' spiazzato. Anche noi lettori ci troviamo un po' dalla sua parte, da questo Fred Dugarry, si chiama, perché vede quello che è un paesino attaccato tantissimo alle tradizioni, gli abitanti che vivono solo della pesca, sono superstiziosi, sono lontanissimi da quella che è davvero la civiltà per come la conosciamo, e quindi
questo uomo abituato ai grandi fasti della televisione si trova un po' in difficoltà. In tutto il racconto scopriremo che non c'è in realtà un personaggio alla fine veramente positivo. Ognuno avrà un qualcosa di marcio dentro. Infatti poi anche il fatto poi del Kraken ovviamente sarà un espediente per descrivere più che il mostro stesso quello invece che ogni essere umano ha dentro, negli abissi. Tutte le mostruosità di cui il genere umano è capace. Quindi in queste 100 pagine Pagani ci induce a una forte riflessione su quello che è l'orrore, non tanto dei mostri come li immaginiamo in carne ed ossa, ma ai mostri che ci portiamo dentro. L'uomo nella sua storia ha sempre avuto questa tendenza a creare mostri immaginari per non affrontare la realtà. Ora, a parte il Kraken, il mostro più sfruttato di tutti è il demonio, per esempio. Quello esiste. Oltre ai mostri ha inventato anche altre cose, insomma, che tornavano bene. Però c'è da dire che comunque sia l'uno sia l'altro sempre per il proprio tornaconto personale alla fine. Quindi ovviamente la trama si evolve durante tutto il racconto, avrà un finale molto, molto cupo, diciamo molto crudo anche, che lascerà un po' un senso anche di sbigottimento, di orrore, come appunto ho detto, ci porterà tanti piccoli spunti di riflessione alla fine. Per quanto riguarda i disegni, li ho trovati molto evocativi. E Cannucciari ha già collaborato con Pagani anche prima. Viene da Lupo Alberto, ha disegnato lì. E io ci vedo anche un po' lo stile di Turconi, soprattutto nei tratti, diciamo, nei disegni un po' più onirici, questi flashback che sono più rarefatti, per esempio questo. Io ci vedo molto il tratto di Turconi, essendo anche fresco da alcune letture appunto di lui. In quarta di copertina, sul finale troviamo scritta questa cosa: tra horror e dramma sociale e psicologico, un graphic novel inquietante in cui ogni personaggio dovrà fare i conti con i propri demoni. E infatti poi vedremo che ogni personaggio agirà praticamente esclusivamente per il proprio tornaconto, non ci sarà davvero nessun eroe, nessun salvatore, avranno tutti un lato negativo da una parte o da un'altra, quindi non c'è davvero spazio per la santificazione di qualcuno, cioè è una condanna proprio totale del genere umano. Quindi questa è una storia che vale la pena recuperare. Tra l'altro tutte queste edizioni della collana di Visioni valgono il loro prezzo, costano tutte 11 euro, dalla più grande alla più piccola. Questa è 100 pagine, ma c'è per esempio Sputa tre volte di Reviati, che è 600-700, quindi non c'è distinzione di foliazione, il prezzo è sempre lo stesso. Anch'io ci ho preso di qualche numero, penso 6 o 7 uscite le ho prese. Questa è la numero 7, se vi interessa. Comunque è recuperabile, penso, ancora tranquillamente con i servizi Prima Edicola. Andate, la prenotate e vi arriva a un prezzo più basso di quello che è la prima edizione, quindi ne vale la pena, come se fosse un usato alla fine. Quest'opera è stata portata anche in Francia e in Polonia e sono stati anche ceduti i diritti per un ipotetico film, una trasposizione cinematografica dalla Draca Cinema, quindi forse prima o poi lo vedremo anche sul grande schermo, anche perché la sceneggiatura si presta bene anche per il cinema.
Quindi per questo video, anche dalla connessione un po' travagliata, ma insomma è anche quello che ci fa sperare in una connessione migliore, invece che in un futuro migliore, e è tutto. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre così sicuramente, perché diciamo, almeno per le prossime due, così. Voi come sempre, anche a distanza, potete iscrivervi, potete mettere mi piace, potete commentare. Tra l'altro, visto che abbiamo superato le 1200 visualizzazioni in generale, insomma, quindi comunque qualcuno i nostri video le guarda, quindi iscrivetevi ragazzi, eh? Vi aspettiamo a braccia aperte e ci vediamo al prossimo video. Goodbye.